Amici di Via Lattea News, eccoci insieme sulle innevate piste della Via Lattea per questa straordinaria e inaspettata apertura anticipata. Infatti le recenti nevicate e le temperature decisamente invernali ci permettono di aprire con una settimana di anticipo. Quindi parte una nuova stagione sciistica 2010-2011 e insieme partiamo noi con una nostra nuova edizione di Via Lattea News. Una via per mettere le ali alla tua vita, è un colore che li ha tutti dentro sé. C'è la voglia di lasciare le inquietudini laggiù, di partire, volare, e la via la tracci tu. La Via Lattea è un'emozione, sempre in cima ai sogni tuoi. La Via Lattea è un cielo di passione, stelle siamo noi, è un abbraccio senza fine. La macchina dello sport invernale si è già messa in moto con successo. La Via Lattea, bisogna ricordare, che per occupati e forza lavoro ha battuto tutti i record. Si è registrato un incremento di stagionali nello scorso anno del 6% e tanti nuovi abbonati pari al 12%, dati importanti. Si potrebbe affermare che il sistema del turismo invernale è in controtendenza rispetto alle problematiche del sistema economico generale. L'obiettivo futuro è di essere tenuti in maggiore considerazione, perché le aziende del sistema sci sono un punto chiave per l'occupazione, perché generano un indotto di circa 12 volte superiore al proprio fatturato. Riguardo agli aspetti agonistici, dobbiamo assolutamente ricordare il ritorno, dopo un anno di intervallo, della Coppa del Mondo di sci alpino. L'appuntamento è fissato per l'ultimo weekend di gennaio, sabato 29 e domenica 30, con una discesa libera ed una super combinata del calendario femminile. Le atlete si sfideranno sulla pista Kandahar Banchetta di Sestrier, omologata per ospitare le discipline veloci. Per rendere più appetibili le gare, come già avvenuto in occasione delle due ultime edizioni di Coppa del Mondo, si è rimessa in moto anche la macchina organizzativa di Piemonte Mondiale, con l'obiettivo di richiamare un grande pubblico e trasformare l'evento in una settimana di sport, musica, festeggiamenti, enogastronomia e tanto altro. Il palmares agonistico di Sestrier e delle piste della Via Lattea è di tutto rispetto. La prima edizione di Coppa del Mondo di sci alpino è stata ospitata nel 1967, una tradizione che si protrae da oltre 40 anni. Piste queste che hanno ospitato alcune finali di Coppa del Mondo, campionati mondiali e le Olimpiadi. E la via la tracci tu. La Via Lattea è un'emozione. Anche per quest'anno vengono riconfermate le vantaggiose offerte realizzate dal Comarketing Via Lattea. Per chi non lo sapesse, le iniziative del Comarketing sono degli accordi che la Via Lattea ha stretto con altre aziende per poter offrire delle agevolazioni al proprio cliente. Con l'acquisto di un pass giornaliero, il prezzo di quello successivo avrà uno sconto di ben 10 euro. Just say.
ciao Marcello. Questa apertura anticipata della stagione sciistica? Fantastica, lo sapete che arrivo da Parma, ho chiamato ieri al Sestriere, mi ha detto che c'erano gli impianti aperti e allora sono venuto qua a fare un paio di ore di sci. Quindi una piacevole sorpresa. Fantastica, sì. Perfetto, grazie. Ciao, grazie a voi. Bellissimo, una bella neve, piste ben fatte, molto bella. Quindi ho trovato tutte le piste, gli impianti. Sole però, quello... arriverà. Ciao, sono Alberto. Ciao Elisabetta. Elisabetta, Alberto, siete contenti di sciare già a novembre? Sì, contentissimi. Molto contenti anche perché quest'anno è il primo anno che facciamo lo stagionale e la stagione promette bene. È partita anche prima e siamo molto contenti. Benissimo, allora vi auguro buona giornata e buona sciata. Grazie mille. Grazie. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Franco. Giacomo. Stefano. Ragazzi, siete contenti di sciare già a novembre? Sì, diciamo di sì. Anzi, più che sciare, surfare sulla neve, perché vedo che avete le tavole. Yes. Un'apertura di stagione anticipata, un po' inaspettata, siete contenti? Sì, guarda, non vedevamo l'ora e siamo molto entusiasti, sì, di questa giornata. L'ora di venire su a spaccarci le ossa con questa neve bella. Come trovate le piste? Niente male, molto belle, divertente. Casino, si scia bene. Una gran bella giornata, peccato per il tempo. Il sole arriverà. Arriva prima o poi. Beh sì, dai, è una bella giornata poi oggi, bello, siamo contenti, sì, ne abbiamo approfittato. Aspettavate da tanto di poter sciare, nel senso parte l'inverno, quindi iniziare già l'attività sportiva dello sci? Sì, certo, anche perché poi quando si vede la neve viene voglia subito di sciare, ovviamente. Quindi io sono d'accordo con le preaperture e anche magari con la chiusura posticipata, perché quando c'è la neve, fin quando c'è neve, bisognerebbe poter sciare, secondo me. Benissimo, allora buona giornata ragazzi, ciao. È ottima perché avevamo voglia tutto di sciare dopo un'estate così calda, non vedevamo l'ora di salire sulle piste e meno male che hanno aperto prima, almeno possiamo rincominciare gli allenamenti e iniziare a sciare di nuovo. Poi non vediamo l'ora che la prossima settimana apra tutto per comunque avere tutto a posto e ricominciare a pieno questa bellissima stagione. Benissimo, grazie. Grazie. Cosa ne pensa di questa apertura anticipata delle piste? Contenta? È una pazzesca! Benissimo. Benissimo! Anche la neve è in ottimo stato. In ottimo stato le piste, anzi ci hanno fatto una sorpresa perché ci hanno aperto anche banchetta che non credevamo che fosse possibile. Siamo molto contenti. Grande soddisfazione, benissimo, grazie. Prego! Gelato è un mondo straordinario. La Via Lattea è un'emozione, sempre in cima ai sogni tuoi. Questa puntata abbiamo dato il via alla terza edizione di Via Lattea News. La stagione sciistica è partita con una settimana d'anticipo, ma vi rinnovo l'appuntamento sulle piste della Via Lattea per il weekend del 4 dicembre.